Grazie Eccellenza. Il codice etico che oggi andiamo ad analizzare fa parte di tutta una serie di adempimenti che servono per adeguare il nostro ordinamento alle norme che a livello sovranazionale vengono emanate. In particolare il GRECO, che è il gruppo di Stati che è impegnato con l'obiettivo di istituire e adottare norme e pratiche di contrasto alla corruzione, ci chiede appunto di introdurre questo codice. Oggi si completa un lavoro che è già iniziato da diverso tempo, in particolare nella scorsa legislatura, un lavoro giunto a buon punto e che oggi arriva in aula anche a seguito dell'ulteriore lavoro di integrazione che ha svolto il gruppo di lavoro che è stato istituito in questa legislatura. E il codice si focalizza su alcuni aspetti importanti, c'è da dire che non è che arriva a un punto in cui non c'era niente precedentemente, anzi molti dei principi che sono enunciati in questo codice sono di fatto già norme cogenti contenute in normative di legge più o meno recenti. In particolare nella riforma della PA che è stata approvata nella scorsa legislatura sono già previste una serie di attenzioni, di norme che disciplinano per esempio le incompatibilità nel settore amministrativo, piuttosto che le norme di disciplina dei dipendenti pubblici, piuttosto che la disciplina dei concorsi, la rotazione delle figure dirigenziali, la trasparenza, l'accesso ai dati. È invece un campo molto più complesso in un paese piccolo come il nostro, tutto il discorso è già stato accennato da qualcuno sul conflitto di interesse, perché è diciamo una materia che in un paese di 30.000 abitanti è molto delicata, spesso viene focalizzata con grande attenzione sulla rappresentanza politica, mentre non ci si rende conto che poi sono tanti settori dello Stato e dei poteri dello Stato in cui questo conflitto presunto o di fatto può generare delle appunto storture. Quindi il codice che oggi noi approviamo risponde un po' alla natura di questo strumento in generale, cioè è uno strumento che ha un carattere di per sé più generale, ha bisogno, perché i vari principi contenuti diventino prassi, ha bisogno appunto di norme precise, puntuali, che lo mettano in pratica. E poi serve ovviamente, e anche questo è già stato citato da più persone, quel substrato culturale che faccia sì appunto che anche da parte dei singoli cittadini ci sia un'attenzione, una denuncia, una percezione del pericolo, quindi una partecipazione effettiva e attiva per evitare appunto i meccanismi distorsivi. Quindi da questo codice dunque ci aspettiamo che, laddove non sia già stato previsto, seguano appunto norme che prevedano opportuni controlli, misure di repressione e buone pratiche, come dicevo anche con un occhio al substrato culturale, che appunto possono realizzare gli scopi. Comunque questo è un ulteriore passo in avanti che il nostro Paese fa nell'adeguamento alle normative sovranazionali e in un percorso di reale integrazione con la realtà internazionale.